Lezione numero 1 sui materassi. Primo strato, tessuto trapuntato e schiuma di lattice. Strato di sostegno, rinforzo composto da molle interne e fili metallici lungo il perimetro. Base, zona inferiore con grandi molle che fungono da ammortizzatore. Per migliaia di anni abbiamo dormito a terra, su letti di fortuna o materassi riempiti con materiali naturali come paglia, lana o piume. Nel Medioevo, i membri della famiglia sistemavano i giacigli vicino al fuoco centrale. Solo i nobili avevano stanze da letto e materassi separati, posti su una struttura elevata da terra detta fusto del letto. I letti si diffusero nella classe media solo dopo il 1600. Per costruire il primo strato o trapunta si parte dal traliccio, un tessuto di rivestimento fatto di poliestere o cotone. Sotto il traliccio si inseriscono poliestere, schiuma e altre fibre. I materassi di lusso contengono fibre di lana, seta e perfino cashmere. Gli strati sovrapposti entrano nella macchina cucitrice automatizzata. È programmata per cucire uno dei tanti disegni trapuntati. Un rullo compressore assottiglia gli strati per permettere agli aghi lunghi 8 cm di perforare il cumulo. I due fogli di poliestere all'interno della trapunta sono molto importanti. Uno è posto sotto il traliccio. Serve a evitare che le fibre ruvide escano dalla parte superiore del materasso. L'altro sotto la trapunta tiene fermi i punti, evitando che i fili si spostino e che lacerino la schiuma. Una sega circolare taglia la trapunta per letti gemelli, matrimoniali, queen o king size, lasciando 5 cm in più intorno agli angoli. In questo modo ci si assicura che la schiuma di lattice raggiunga l'angolo una volta cucita alla trapunta. Dal tavolo d'appoggio per la cucitrice esce aria compressa. In questo modo il materasso è più facile da spostare. Una volta cucita la trapunta, la parte in eccesso viene eliminata. Si cuce poi una striscia di poliestere sulla parte inferiore lungo il perimetro. Nel frattempo una macchina cucitrice lavora il fianco del materasso con la stessa stoffa della trapunta. Il tessuto viene cucito ad un foglio di schiuma alto un centimetro, eseguendo un disegno trapuntato. Il fianco dei materassi invece non è trapuntato. In un'altra zona della fabbrica dei macchinari che qui vediamo a rallentatore costruiscono la parte interna. I materassi più economici contengono molle continue, file costituite da una lunga asticella o da un filo d'acciaio. Nei materassi più cari invece si installano molle singole, formate da un'unica parte di filo. Questo macchinario costruisce invece le molle aperte, utilizzate nei materassi di media qualità. Sono molle in acciaio e ricordano la forma di una clessidra. I materassi di lusso contengono le molle insacchettate, indipendenti a forma di fusto, composte d'acciaio, manganese e carbonio, una combinazione di metalli ad alta resistenza. Le molle vengono avvolte individualmente in sacchi di tessuto per evitare che si aggroviglino. Questa macchina lavora le molle aperte. Prima si scalda il filo con corrente elettrica per renderlo più duttile. Una volta formata la spirale, le due estremità vengono piegate a forma di coda di maiale. In questo modo si evita che le estremità appuntite possano perforare il materasso. Le molle aperte vengono poi sistemate in fila e inserite in un macchinario che le unisce grazie a lunghe strisce di fili a forma di coda di maiale. Utilizzando fili della stessa forma, un filamento arrotolato viene inserito nella parte superiore ed inferiore del perimetro e nei sostegni d'acciaio lungo i fianchi. È grazie a questi che il materasso rimane rigido quando ci sediamo sulla sponda del letto. I sacchi vengono incollati l'un l'altro per permettere alle spirali di muoversi liberamente in modo che lo spostamento in un lato del letto non si senta anche nell'altro. Una rete di rinforzo tiene ferme le spirali, mentre i fili agli angoli e i paraangoli vengono uniti alle spirali esterne.
montaggio finale è uguale per tutti i materassi. Dopo aver aggiunto due strati di schiuma di lattice, si inserisce una trapunta cucendo la striscia in poliestere, posta sulla parte inferiore delle trapunte, alle parti di metallo. Infine bisogna aggiungere i fianchi. Un macchinario speciale per la chiusura dei materassi li unisce alle trapunte con una striscia di tessuto resistente. E ora, sogni d'oro!